Buongiorno e ben ritrovati con il TGL News delle ore 11. Il problema dei veicoli che puntualmente vengono parcheggiati sulle piste ciclabili riguarda molte vie della città, ma sullo stradone Farnese i negozianti spezzano una lancia a favore di auto e furgoncini, lamentando l'assenza di spazi dove poter lasciare i mezzi per scaricare la merce. Riteniamo che la mancanza di parcheggi, soprattutto in prossimità del Dolmen, danneggi le attività commerciali e i cittadini stessi, hanno lamentato quindi i negozianti, che chiedono dunque un intervento da parte del comune. Addestrare 5.000 angeli salvavita all'uso del defibrillatore è l'obiettivo di una campagna informativa che Progetto Vita lancia in questi giorni in collaborazione con Editoriale Libertà nell'ambito del primo progetto europeo di quartiere cardioprotetto. Entro la fine del 2018 Progetto Vita conta di dotare di 150 defibrillatori tutto il quartiere di Via Dante. Lunedì 16 ottobre partono inoltre i corsi tenuti dai volontari di Progetto Vita e ANPAS a rivolto a tutti i cittadini, che si terranno due volte al mese nel salone parrocchiale della Santissima Trinità. Divieto assoluto di giochi con la palla. I quattro cartelli comunali posti ai lati di un'area verde a Borgonovo hanno scatenato la protesta da parte dei cittadini. Le proteste di alcuni residenti, disturbate dagli schiamazzi e dalle pallonate dei bambini, stanno andando avanti ormai da anni, ha spiegato il primo cittadino di Borgonovo Valtidone, Pietro Mazzocchi. Sabato 21 ottobre il consigliere comunale Guido Guasconi, portavoce dei residenti che vogliono il ripristino dell'uso ludico dell'area, organizzerà un atto di disobbedienza civile. Assieme a una ventina di bambini giocherà a palla proprio all'ombra dei quattro cartelli posti dal comune. Chiudiamo con lo sport e con l'ennesimo risultato amaro per il Pro Piacenza, che nell'anticipo di Serie C di ieri sera è stato piegato dal Siena per 1-0 dopo una partita ancora una volta ben giocata dai rossoneri, che comunque non sono riusciti a piazzare la zampata finale. Parlando invece di basket, la Becheri Piacenza affronterà questa sera Alto Sebino, una sfida valevole per il campionato di Serie B. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento è alle 13.15 con il TGL.